Alleluia, alleluia. Si sentono le campane? Ma sti cazzi. Ah, la, pazzita. Buon lunedì e buon inizio settimana. Io sono Violetta e questo è il secondo appuntamento con Cucine Ma. La me. Carino. Una serie di video in cui collaboro con la dolcissima Claudia Anni del canale Le ricette dell'amore vero, che vi lascerò nell'info box, assieme al video che realizzerà lei. Claudia è una cuoca eccellente. Come me d'altronde. Sicura? Però sono più una buffona a cui piace il cinema. Quindi anche oggi vi parlerò, come sapete, come ripeto sempre, senza alcuna pretesa professionale, ma facendo due chiacchiere tra spettatori, di un film. E Claudia vi preparerà una ricetta tratta dal film in questione. Oggi torniamo a una delle mie case di produzione del cuore, con un piccolo capolavoro tutto ambientato in Francia, fatto di profumi, di sapori e di odori. Ratatouille. Ottavo lungometraggio scritto e diretto da Brad Bird, con solo la regia anche Jumping Cava, o Ian, non saprei dirvelo. Prodotto dalla Pixar e uscito nel 2007. La Ratatouille è un piatto povero della cucina provenzale, composto da verdure stufate. Ma come si dice ratto in inglese? Rat. E da qui il gioco di parole con il piatto culinario. Geniale, vero? Perché io me ne intendo di culinaria. Che simpatia! Mazza, cioè, sono abbastanza stravolta dalla simpatia che mi esce a volte. Non me ne parlare. Dice, ma che c'entrano i topi nella cucina? Sarà un film in stile Cucine da incubo di Ramsay? La storia di un perfido cuoco che ripulisce tutti i ristoranti della Francia dai ratti? La Pixar, nella sua immensa originalità, decide per un'associazione impossibile: topi e cucina. Trama! Il piccolo Remy, doppiato in originale da Patton Oswalt e in italiano dal nostro Nanni Baldini, per capirci Stewie, Paisy, Ciuchino, è un topo! Un topolino che vive nella campagna francese con la sua numerosa colonia, in una famigliola composta da suo padre, un topone severo, attaccato alla comunità e nemico degli esseri umani, e da suo fratello, un topolone grande, grosso, semplice e un po' ingenuo. La colonia vive nei fogni, sfamandosi d'immondizia. Ma Remy è diverso. Remy è la classica figura presente in alcune pellicole della Pixar che spezza la routine. Remy è il genio incompreso, il creativo, colui che vede una cosa grigia a colori, colui che vede il mondo come la sua colonia non l'ha mai nemmeno immaginato. Era così Flick in A Bug's Life e un po', ma in modo diverso, Wall-E e Merida in Brave. Il piccolo Remy odia cibarsi dell'immondizia e ha uno spiccato senso dell'armonia nell'abbinamento dei sapori. Sogna di creare infinite combinazioni di gusti e idolatra uno chef di grido di Parigi, il rotondo e buon Auguste Gusteau. Brad Garrett in originale, Alessandro Rossi in doppiaggio. Gusteau possiede un rinomato ristorante a Parigi e la sua filosofia è: chiunque può cucinare. Immaginate quanto questo insegnamento possa illuminare le speranze di Remy. E se un po' già mi conoscete anche le mie? Ma il perfido critico gastronomico Antoine Ego, il mitico Peter O'Toole in originale e Pietro Biondi in doppiaggio, non condivide affatto questo pensiero, convinto, solo studiandola e non facendola, che la cucina sia un'arte destinata a pochi eletti, e declassa continuamente il ristorante di Gusteau. Un triste giorno, lo chef Gusteau, troppo triste per le critiche di Ego, muore, e il suo ristorante, ulteriormente declassato, perde definitivamente tutto il suo lustro, e passa in gestione ad un piccolo buffo ed odioso mito di nome Skinner, il nostro hobbit Ian Holm in originale e Riccardo Peroni in doppiaggio, che lo trasforma in un ristorante qualunque e infanga il nome di Gusteau sfruttandolo per la sua linea di precotti surgelati, fraintendendo erroneamente il vero significato di chiunque può cucinare. Ma ecco che si presenta alla porta di Skinner un giovane imbranatissimo ragazzo dai riccioli rossi di nome Alfredo Linguini, italiano d'Italia. Che ha detto quella? Lu Romano in originale e Massimiliano Alto in doppiaggio. Linguini è un fesacchiotto senza nessun talento né inclinazione alla cucina. Ecco, tipo me. Ci abbiamo pure gli stessi capelli? Fermete. Ed è stato mandato in quel ristorante per un motivo preciso, che scoprirete però guardando il film. C'è un segreto dietro Linguini. Nel suddetto ristorante, per una serie di vicissitudini, ci finisce anche Remy, che diventerà il secondo segreto di Linguini. I due stringono bizzarramente amicizia e iniziano a cucinare insieme nel ristorante. Insieme, Remy si nasconde nel cappello del chef dei Linguini e lo muove come una marionetta tirandogli le ciocche di capelli, dando sfogo a tutto il suo talento e la sua creatività. Tanto che attirerà di nuovo sul ristorante l'attenzione del perfido Antoine Ego. Qual è il segreto di Linguini? Riuscirà Remy a stupire Ego, riportando il ristorante Gusteau alla sua antica gloria? Ma soprattutto, come conciliare topi e cucina? La semplice, povera, verdurosa Ratatouille risolverà tutto, svelando anche l'enigmatica frase: chiunque può cucinare. Oh!
Ratatouille è uno dei miei film preferiti della Pixar in assoluto. Su Ratatouille mi commuovo puntualmente, in più di una scena e definitivamente sul finale, perché come vi dicevo nella cinerubrica su Bug's Life, le storie in cui un personaggio apparentemente nato e cresciuto in un contesto lontano dalla forza dei suoi sogni e della sua creatività, un personaggio che non viene preso sul serio da nessuno, ma le sue vicissitudini si concludono con la fioritura di quel talento che finalmente tutti apprezzano, mi toccano particolarmente. Davvero? E poi quando vedo Ratatouille mi viene voglia di cucinare assurda. Il che è pericoloso per la cucina e i commensali. Ah. Godetevi le suggestioni della colonna sonora del premio Oscar per Up, Michael Giacchino, che rendono tutto così magico e romantico da farvi sognare ad occhi aperti e farvi desiderare Paris e la France più che mai. Ah. Godetevi Colette Tatou, in originale Janine Garofalo e in doppiaggio Domitilla D'Amico, uno dei personaggi femminili più cazzuti della Pixar. Fantastica, semplicemente fantastica. Le donne la adoreranno, gli uomini la ameranno. Una giovane cuoca francese con due palle così, la scorza dura, un cuore tenero, mua, come tutte le fanciulle che si rispettino. Che cosa meravigliosa. E divertitevi con tutta la ciurma di cuochi addetta alle cucine di gusto. Tutti con delle storie da veri pirati da raccontare. Yo-ho! Altro che cucina raffinata e cuochi sopraffini. Geni nella loro arte culinaria, ma dei veri affascinanti pirati urbani. Mi aggrada, mi aggrada! Fatemi sapere se avete visto il film, se non lo avete visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e perché. Qual è il vostro Pixar preferito? Di quale film vorreste sentir parlare? E quale ricetta vorreste vedere realizzata da Claudia? Nel prossimo Cucinema. Io vi amo tanto. Ciao.